Alexa, LED rosso. Alexa, ti sembra rosso? Mi dispiace, oggi sono daltonica. Ma mi prendi per il culo? Cioè, ti ho chiesto solo di mettere il LED rosso. Non so che cosa dirti. Che cosa facciamo? Stiamo così. Cambiatelo da solo e non rompere. No, io non ci posso credere, devo fare... Cioè, servi a quello, praticamente. Niente, me lo devo mettere io. Grazie, Figurati. Ciao a tutti, ragazzuoli. Io sono scemo. Cioè, non solo non fai quello che devi, insulti pure. Guarda che sono a tanto così per prenderti e scaraventarti giù per le scale, lo sai, vero? Spero solo che non sia io a farlo a te. A volte mi fa un po' paura questa cosa. Voi che cosa mi consigliereste di fare, raga? Dalle fuoco, vero? Guarda che ti ho sentito. No, ma stavo scherzando, non ti preoccupare. Madonna, che ansia. Comunque, oggi finalmente. Non sono più credibile quando dico finalmente. Io invece ho l'ansia quando faccio gli horror. Siamo tornati per l'appunto su un horror. Avete presente YouTube Shorts? Madonna, che inglese, sono troppo forte. This decision is a decision. Ecco, andremo a vedere questi mini video che però, cioè, fanno proprio cacare in mano. In 10 secondi ti fanno esplodere il cuore, una roba... Così, the bot, senza senso. Speriamo bene, visto che il medico comunque me lo dice sempre. Guarda che ti manca poco per esplodere. Non fare più horror, ma io continuo. Perfetto, ragazzi! Ed eccoci qua, iniziamo in un ascensore. Ma che bell'ambiente! Oh, hello! Ma cos'è? Ma è Cartoon Cat? Ma cosa? Maddo... Ma porca cosa? Ma non è che si è chiuso l'ascensore? No, vabbè, ma se sono... Madonna, ma che inizio di merda? calmi un attimo, non si può iniziare così, ma... Porca vacca, ogni volta, ma... I video non possono andare gradualmente da quello più semplice? No. E se il primo è così, gli altri come sono? Bene! Come possiamo vedere, c'è Cartoon Cat che corre velocissimo, tra l'altro, e se la prende quando gli chiudi le porte dell'ascensore in faccia. Mamma, è brutta cosa... Ma prima è possibile che è entrato dentro? Credo comunque che si tratti di animazioni spaventose. Sono fatte benissimo, sembrano bene. Ottimo, ragazzi! Speriamo bene per le prossime. Anche se non ho un buon presentimento, sono sincero. E andiamo avanti col prossimo video. Speriamo bene. Che? Noni? Che faccia c'ha? Ma questo è Cartoon Dog, tipo? In teoria sì. Mamma mia, ma che cos'è sta? Orca! Basta! Abbiamo capito che oggi andremo a vedere tutte animazioni sui mostri brutti. Però sto già sudando. Ma non si può andare avanti così. Che cazzo. Beh, comunque devo dire che anche Cartoon Dog non ha proprio un bellissimo carattere. È un po' timido e se la prende, se lo riprendi senza il suo permesso. Vabbè, cioè, immaginatevi nella realtà una roba del genere. Segno della croce, via. E guarda quanto è bello. Bene, ora invece siamo su una nave. Così a caso, da Cartoon Cat e Cartoon Dog. Uno tsunami, che cosa? Scusate, non ho capito. Cioè, la nave si è schiantata e va... Ecco, questo però potrebbe essere veramente un casino. Cioè, immaginatevi le persone che erano lì. Ma finché si tratta di animazioni? Ma come è vero? Ma che brutti video. Cioè, hanno preso un'onda di 30 metri. Ma che bordello. Madonna, ecco perché non prendo mai la nave. Con la sfiga che c'ho finirei come il Titanic. Annegatissimo. Comunque, da quel che ho capito, le persone si sono accorte che poteva essere un problema. Oh my god, oh my god. Per forza, si sono trovate in cielo. Robe veramente terribili. Oh, finalmente, il trenino Thomas. Ma non me lo ricordavo così. Ma cos'è sta roba brutta? Sono abbastanza certo di averlo visto. Ma non era così. Cioè, ma che cosa terribile. Ecco com'è arrivato Thomas il trenino. È un demonio! Il diavolo! Ecco che cosa si nasconde veramente dietro al trenino, Thomas. Un bruco gigantesco! Madonna! Ma che roba? Sembra tutto tranquillo! Che schifo, sti tentacoli che siano tutto viscido! E vabbè, ma che cavolo, però, dai! Pure il trenino Thomas me l'ho dovuto rovinare! Di sicuro non guarderemo più il trenino Thomas nello stesso modo! Cioè, guarda che cosa brutta! Sei un serpente con gli occhi... T'ammazzo tantissimo! Bene, raga... Oh, è una mucca con dei problemi. Stai calmo. Ma anche i capelli. Che cos'è sta roba? Questo non lo conosco. Ma è sicuramente una roba che arriva da Satana in persona. Porca! I can fly. Non posso spaventarmi anche con ste cagate. Bene! Dal trenino Thomas che si è mostrato per quello che è realmente. Quindi vada retro Satana. A una mucca con i capelli. Che poverina, non sta benissimo. Che però è un po' veloce. Si è lanciata male contro la macchina. Vabbè, ma ragazzi, avrò gli incubi per 7 giorni come minimo, eh.
malissimo proprio. Ma basta, madonna, ma è un ragno! Ma quello che è brutto, ma proprio da sparargli in testa, ma poveri bambini, ma... Effettivamente un treno con la faccia che va in giro da solo non era credibile. Così? Un po' di più, ara, è cagata! Cioè, immaginatevi il cartone del trenino Thomas così. Sì, bambini, mamma, per favore puoi spegnere la televisione. Orribile. Cos'è, salve? Questa è della Pixar. Esatto. Non me lo ricordavo così, eh. Ok, non fa ridere. L'ha ammazzato. Non era. Andavi sulle lettere. Che c'è? Non ho fatto niente. La Pixar è diventata inquietante. La ricordiamo tutti, no? La lampada che per l'appunto inizia a schiacciare la lettera. Ma gli fa il video. Ecco appunto. Anche lei se la prende quando... Madonna, che brutta fine, stava facendo solo un video. Si è resa conto comunque della cagata, eh. Ha detto, beh, non lasciamo testimoni, ma su pure te, già che ci sono. Ragazzi, veramente, io non ho parole per guardare questi video. Ma che cavolo sta succedendo? Sonic! Sonic è tutto bene! E poi andiamo là! Ecco, Sonic indemoniato è un casino. Madonna, quanto veloce. Ocio! Sonic, io sono tuo amico! Ecco! Sono sporco di sangue, ma che cosa sta succedendo oggi? Cioè, mi stanno rovinando tutti i cartoni della mia infanzia! Ma cosa c'ha Sonic? Ma è cattivissimo comunque! Sì, me lo ricordo solare, molto simpatico, che... Qua non sta bene, secondo me. Basta sto trenino! Ma perché lo fate vedere così indemoniato? Scusi! C'è il trenino Thomas sopra di lei che la guarda male, mi sa che se lo vuole pappare. Non so che cosa deve, cioè, questo qua è ignaro di tutto. Madonna, che brutta! Non è possibile, dai, perché devo guardare queste cose? YouTube Shorts è il male. Comunque si sono presi bene col trenino Thomas. C'è solo lui. Mi piacciono i treni. Madonna, ma cos'è sta roba? L'hanno fatto diventare un verme, un ragno. Mangia uomini. Ma quanto è agile, tra l'altro. Cioè, sei un treno, comunque dovresti stare sulle rotaie, non potresti riuscire a muoverti così. Vabbè, ma basta, ti prego. Sto avendo gli incubi nella realtà. Wow! Ecco appunto se l'hai mangiato. Madonna, che brutta cosa, se l'hai proprio ingoiato in te. Cioè, quello era in miniera che stava scavando, ragazzi. Thomas, sei terribile. E ho bisogno di parlare con qualcuno di questa cosa. Effettivamente anch'io me lo sono sempre chiesto. Ma c'è soltanto quella palla bianca? O c'è altro dietro? Era meglio lo scoprirlo. C'è un verme mangia uomini. Mamma, che occhi brutti. C'è i denti aguzzi. C'è proprio inquietante sotto ogni punto di vista. Poi un ragno, io sono aracnofobico, casino. Ancora Cartoon Cat, vabbè. Salve! Stavo facendo l'autostop in realtà. Voleva un passaggio, potevi darglielo comunque. Lo vedo sempre più. Porco, ma quanto veloce Cartoon Cat! Ma non me lo ricordo così. Allora, qua posso capire perché stava chiedendo un passaggio. E tu l'hai proprio balzatissimo. E se l'è presa, giustamente. Scusa, ti chiedo il passaggio e tu non me lo dai. Allora, t'ammazzo. Che video brutti, ragazzi. Veramente. Olaf, ma ciao. Almeno tu. È morto Olaf. Mi ricordo che eri un pupazzo di neve molto simpatico. Ma che cavolo è successo? È tuo padre questo? Vabbè, ma sono tutti indemoniati, e che cavolo! E poi, questa qui era mia madre quando portavo a casa un 2 di matematica. Stessa scena, eh? Andiamo avanti, che chi è quello? Non mi ricordo come si chiama questo! Anche tu, ti gratti la pancia! Ma anche tu, perché? Cookie! Comunque sono animazioni fatte veramente bene. Cioè, inizialmente sembrano video veri. Le case sono vere, la macchina è vera. Poi però dici, magari non è del tutto vero, eh. Perché altrimenti potrebbe essere un casino. E infine, ragazzi, cos'è sto schifo? Dai, ma cos'è? Allora, credo si tratti di uno spazzolino. Anche questa cosa è molto inquietante, devo essere sincero. Ma cos'è? No, ok, ragazzi. È lo spazzolino di un alieno con dei problemi. Perché sono tante le domande? C'è anche il dentifricio. Sto capendo tutto, te lo giuro. Ma perché mai dovresti lavarti i denti con sto coso? È tipo fluorescente. Che bella bocca. Ma ti giuro, ho capito dalla prima all'ultima parola. Diciamo ne ho capite 2 o 3. Beh, diciamo che non ho capito un cazzo. Cioè, allora, devo dire, è figo, è da vedere. Più o meno. Anche il dentifricio che si illumina al buio. Per Halloween ci può stare. Però, ma che roba, sembra veramente che ti lavi i denti con un osso insanguinato. Comunque, questa cosa è molto fastidiosa, devo dirlo, eh.
Prova a tradurlo, raga. Vediamo cosa viene fuori. Mi voglio lavare i denti con questo spazzolino inquietante. Non so perché. E mi piace anche sputare e mordere in maniera strana. Adesso mi aprirò la bocca. Così sembro alien. Oh, no, effettivamente è figo, però. Mi piacerebbe anche a me lavarmi i denti con sto coso alieno. No, in realtà no. Però comunque è figo. Devo ammetterlo. Ma lascia i denti strani. Sembra che ti hanno preso a pugni. Magari in realtà sono ossa vere che esplodono le gengive. Vabbè, ragazzi, e che vi devo dire? YouTube Shorts si è dimostrato un po' inquietante. Sono riuscito comunque a prendermi dei jumpscare pure con questi filmati, eh. Non so se ho reso l'idea. Comunque, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questi filmati. Passate molto tempo su YouTube Shorts. Secondo me, dopo questo video, ne passerete un po' meno. Ditemi la vostra, mi raccomando. Ma prima di concludere, vado a salutare Beatrice, Jake Generoso, Martina Pedrotti e Arianna. Ciao, ragazzi, è il VC3 di oggi. Beatrice, grandissima. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook, e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.